Buongiorno, sto in piazza. Sono andata a prendere un po' di verdura fresca, perché di frutta ne ho ancora, sono andata a prendere un po' di verdura fresca e poi ne sto approfittando ogni giorno, sto cercando di uscire a camminare un po', che comunque mi sono molto appesantita in questi mesi. Quindi sento proprio il bisogno di muovermi un po', perché altrimenti poi sto a casa, sto ferma lì, faccio le mie faccende di casa, poi il pomeriggio mio marito mi porta a fare alcune commissioni, andiamo sempre in macchina. E ho veramente pochissime occasioni di passeggiare, di farmi una passeggiata, quindi sto facendo ogni mattina, sono già 2 volte, 2 giorni, che esco a camminare un po', poi ne approfitto, se devo comprare qualche cosa, un po' di frutta, un po' di verdura, me la prendo fresca, prima di tornarmene a casa. Nove e mezza. Come vuoi giocare? Dove sei? Come vuoi giocare? Vuoi giocare a palla? Abbiamo giocato col materassino in acqua, con la ciambella in acqua. Adesso vuole giocare col pallone. L'acqua è un pochino pochino agitato, però si sta bene. Thank you.
abbiamo appena preso l'entrata dell'autostrada per Napoli. Siamo proprio appena appena saliti una ventina di minuti e stiamo a casa. Abbiamo passato una bellissima giornata, non era proprio una giornata di sole, era un po' nuvoloso, però bella giornata uguale. Oggi è mercoledì, sono appena tornata a casa. Come vi ho detto, sto andando tutte le mattine a camminare un pochino. Perché non mi voglio far sentire da chi sta dormendo. Da lunedì vado a camminare tutte le mattine, cerco perlomeno, quelle sono le mie buone intenzioni perché voglio cercare di perdere un pochino di peso, quindi sto cercando di mangiare più sano, prediligendo più frutta e verdura, e a questo ci voglio aggiungere appunto una passeggiata, una camminata la mattina, perché faccio una vita abbastanza sedentaria, nel senso che oltre a fare le mie pulizie domestiche, la mia attività fisica, quella è la sera andiamo a fare le commissioni quando viene mio marito, perché comunque i negozi sono lontani, quindi se devo comprare delle cose pesanti non ce la farei a portarle a piedi fino a casa. Se devo andare a prendere qualcosa di leggero, come ieri che sono andata a prendere un po' di verdure, va benissimo. Altrimenti per la spesa un pochino più consistente, la sera oppure quando dobbiamo arrivare più lontano, la sera mi porta mio marito, e quindi andiamo in macchina. Oltre alle faccende di casa, non ho modo di fare molta attività fisica, diciamo, e così ho detto, voglio vedere se con un po' di mangiare sano, quindi evitare tutte quelle cose raffinate come possono essere prodotti confezionati, cercare di mangiare meno pane e pasta, cercare di mangiare più verdura, più frutta, voglio vedere un pochino di sgonfiarmi un po'. Andare da un nutrizionista, da un dietologo per il momento non è cosa perché è squillato il telefono, ho dovuto un attimo interrompere. Era mio marito, ultimamente anche lui sul lavoro, diciamo, sta subendo una specie di mobbing, cercano in tutti i modi di metterlo in difficoltà, facendogli fare i lavori più, lui già fa un lavoro pesante, facendogli fare i lavori più pesanti, mentre gli altri colleghi, cioè, fanno le cose più leggere. La maggior parte di loro sono i famosi lecchini. Quindi non lo so, quando torna a casa lo sento molto che si lamenta di come viene trattato. Cioè, c'è proprio gente che fa proprio letteralmente schifo, scusate la piccola deviazione dal mio discorso. Comunque, come vi stavo dicendo, voglio vedere se con il mangiare più frutta e verdura, evitare i zuccheri raffinati, evitare tutte quelle cose come possono essere vari prodotti confezionati che comunque sono pieni, non voglio dire pieni di schifezze, ma sono pieni comunque di cose che tanto bene alla salute, alla forma non fanno. Quindi voglio aggiungerci anche una camminata mattutina. Stamattina avrei voluto andare al mare, ma mio figlio ha detto che non ci aveva voglia, quindi niente, quindi siamo restati a casa, altrimenti ne avrei approfittato, perché comunque al mare vado a piedi, quindi anche lì avrei fatto la mia passeggiata, forse anche più lunga, perché stamattina mi sono limitata a fare 20 minuti di passeggiata, anche perché poi cominciava a fare più caldo, cioè io sono uscita alle 8, mi sono fatta una mezz'oretta di passeggiata qui nel paese e sono tornata a casa, anche perché poi fra un po' il sole comincia a diventare più caldo e a battere sulla testa. Uscire più presto non riesco, potrei uscire anche un pochino più presto, ma
Non riesco, quindi il mio orario perfetto è quello lì, 8 meno un quarto, dalle 8 meno un quarto alle 8. E io adesso vado a fare qualche esercizio di ginnastica perché ho cominciato a seguire anche un canale che ti fa fare vari esercizi. Voglio fare qualche esercizio di ginnastica, poi vado a farmi una doccia e mi metto a fare le mie faccende di casa. E niente, me ne sto un pochino qua fuori. Mi prendo un pochino di freschetto, un pochino di aria, sto un pochino all'ombra. Stamattina, come avete visto, mi sono andata a fare la solita passeggiata. Adesso sto facendo le pulizie, sto editando il vlog, ho messo ad editare questo vlog. Appunto adesso vorrei farvi anche i saluti finali. C'è un silenzio meraviglioso, in casa non c'è proprio nessuno, c'è solo mio figlio che sta dormendo, poi non c'è nessuno e si sta proprio bene, si sta benissimo. Niente, volevo parlarvi un pochino della scopa elettrica, quella che avevo comprato della INSE. E che ho rimandato indietro per il semplice fatto che avevo contattato il servizio clienti perché all'interno della scatola c'era un dépliant, un bigliettino dove dicevano che mandando quel codice ti avrebbero omaggiato di un filtro, quindi ti avrebbero dato un ulteriore filtro in omaggio. Era un regalo a tutte le persone che avevano comunque comprato quell'aspirapolvere. Ho contattato il servizio clienti della INSE e gli ho mandato il codice, gli ho chiesto come fare per ricevere appunto questo filtro in omaggio. Al che mi hanno risposto che per avere questo omaggio, che fra l'altro loro stessi avevano messo il codice per ottenere questo omaggio nella scatola dell'aspirapolvere per tutte le persone che avevano comprato questa scopa elettrica, mi dicono che devo fare una recensione positiva del loro prodotto a 5 stelle, quindi non devo mettere la mia opinione reale, quindi il mio reale giudizio sul prodotto, al che l'avevo comprato da 2-3 settimane, non potevo nemmeno dare un giudizio sincero. Mi dicono che devo comunque fare una recensione positiva, fare uno screening della recensione positiva delle 5 stelle date, poi mandarlo a loro e loro mi avrebbero omaggiato di questo filtro. A questo punto a me non mi sembra un filtro in omaggio, ma mi sembra più che altro comprare un vuoto di scambio. E questa cosa non mi è piaciuta affatto, perché per recensire un prodotto bisogna comunque provarlo, puoi dare un giudizio appena acquistato, quindi i primi giorni puoi dare un primo giudizio superficiale, perché poi se non vedi sul lungo termine non puoi fare una recensione, certamente non puoi fare una recensione accurata. Da qui ho capito il perché avevano tante recensioni e tanti feedback positivi, avevano quasi tutte 5 stelle. Gli unici che si lamentavano erano alcune persone che dicevano che dopo poche settimane questo aspirapolvere aveva perso potenza, aveva smesso di funzionare, aveva cominciato a surriscaldarsi parecchio. Quando vedi le recensioni positive, cioè, beh, magari a queste persone saranno state sfortunate, gli sarà capitato la scopa elettrica, il prodotto difettato, perché comunque un prodotto elettronico può capitare quello difettato. Ma quando poi vieni a sapere che c'è questa sorta di vuoto di scambio, ti do un filtro che comunque costa su 14-15 euro, tu mi devi solo mettere 5 stelle e farmi una recensione positiva. Cioè, come se mi si fosse aperto un mondo, come se mi fosse caduto il velo dagli occhi, ho cominciato a capire che quindi tutte quelle recensioni a 5 stelle, che erano tantissime, forse non erano del tutto recensioni oneste, quindi forse il prodotto non era poi così buono,
e sono andata col lanternino a guardarmi tutte le recensioni, nemmeno quelle a una stella, perché lì può essere qualcuno più sfortunato, tutte le recensioni a 2 o 3 stelle, e moltissime recensioni dicevano che dopo poco tempo, pochi mesi, questa scopa aveva smesso di funzionare. Dopo qualche giorno, mentre stavo riflettendo sul fatto se fare o no questo voto di scambio, chiamiamolo così, se recensire o no positivamente per avere poi questo filtro, la cosa non mi piaceva molto perché sinceramente devo fare una recensione reale del prodotto, non una recensione, diciamo così, quasi comprata, se vogliamo dire. Comincio a notare anch'io che utilizzandola tutti i giorni, cominciavo un pochino a surriscaldarsi sempre di più, a perdere potenza di aspirazione. Ho pulito anche il filtro, ma comunque la potenza di aspirazione non era più come prima. Magari ero anche solamente un po' condizionata, può darsi che ero condizionata, però prima che scadeva il periodo, che molte persone si erano lamentati che la scopa aveva smesso di funzionare dopo un paio di mesi, quando era scaduto ormai il periodo che puoi rimandare indietro il prodotto, e poi avevano dovuto mandarla in assistenza, in alcuni casi pagare addirittura di tasca propria. Quindi prima che scadeva il periodo, ormai ci avevo perso quella fiducia anche nell'azienda produttrice, quella fiducia nelle recensioni, perché scopri che comunque sono comprate in cambio di un filtro, e niente, ho deciso di rimandarle indietro. Quindi ho chiamato Amazon, ho scritto ad Amazon, ho fatto il reso, e ho chiesto il rimborso. Con i soldi del rimborso mi sono andata a spulciare tutte le recensioni di altre scope elettriche, e col filo, logicamente, ho voluto dare un'altra possibilità ad Ariete, perché comunque costava poco, costava sui 50 euro, io l'ho pagata 48 euro perché c'era uno sconto, e ho preso l'Ariete Handy Force. Spero che si chiami così, poi vi farò vedere il video dello spacchettamento. Ho preso quella lì con la spazzola classica, quindi niente spazzola rotante, perché in fin dei conti, con l'Ariete senza filo, l'unico problema era stata la spazzola rotante, perché comunque, anche essendo un prodotto senza filo, aspirava bene. Quindi questa volta ho voluto riprovare con Ariete, prendere quella col filo senza spazzola rotante. A dire la verità, mi sto trovando molto bene. È quasi un mese, credo che ho, un mese no, ma una ventina di giorni quasi, che la sto utilizzando tutti i santi giorni, e mi sto trovando veramente da Dio. Ho speso molto meno dell'altra, della INSE. In questo momento ho fatto anche l'ordine per i filtri, perché ho letto che comunque il filtro EPA che ha l'Ariete, ma che hanno anche tantissime altre scope elettriche con e senza filo, ha questo problema che si intasa molto, ma ha bisogno di essere pulito molto spesso. Ma poi di questo ne parleremo magari nel video, appunto, dedicato alla scopa elettrica. Spero che questo mio vlog, un po' di mare, un po' di passeggiate, un po' di chiacchiere, vi sia piaciuto, non vi abbia annoiato troppo. Io nel frattempo vi saluto, vi mando un bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!